Presidente, al lavoro ormai da giorni, come stanno andando le cose? Com'è Teramo? Teramo è una piazza che conoscevo, naturalmente mi fa piacere che gli imprenditori hanno risposto positivamente a questo nuovo progetto. In questo momento stiamo cercando soprattutto di definire la compagine sociale, anche perché è necessaria anche ai fini dell'iscrizione, da farla velocemente, e quindi successivamente mi dedicherò di più ad approfondire alcuni aspetti con amici imprenditori. Per quanto riguarda lo stadio Bonolis, se ne parla tanto, qual è la soluzione? Ma lo stadio Bonolis credo che sia l'unica alternativa che ha Teramo oggi per giocare le partite. È un'alternativa comunque importante, uno stadio che penso degno di una società che è un capoluogo di provincia, quindi credo che sia sicuramente un vantaggio per il Teramo giocare in eccellenza sull'impianto. Stiamo cercando delle interlocuzioni, naturalmente ci sono delle cose da definire, ma credo che possa evolversi nel verso giusto, nel senso che comunque ci saranno dei costi da sostenere, però è innegabile che anche altri impianti, insomma, hanno dei costi, quindi valuteremo determinate cose insieme a tutta la società che sarà costituenda, perché insomma ci auguriamo di andare dal notaio tra lunedì e martedì della prossima settimana, e quindi l'auspicio è di concludere bene, insomma, auspicando che tutte le parti che saranno chiamate in causa, insomma, rispondano nella maniera più giusta possibile, quindi cercando di smussare tutti gli spigoli e darci una mano tutti quanti a vicenda. Sarà un Teramo che punterà a vincere il campionato di eccellenza? Punterà a vincere sicuramente sì, quindi è una squadra con ambizione. Poi stiamo costruendo anche qui, anche la parte del mercato, dove ringrazio da subito sia il direttore generale, il direttore sportivo, si sono messi subito all'opera. Non è facile, è un mercato molto molto difficile. Teramo ha naturalmente il suo brand che si fa preferire, però ecco, è un mercato difficile dove anche nella zona ci sono tante squadre importanti, tante serie D, tante serie C, quindi a questo punto, quindi veramente un bel difficile trovare giocatori importanti, ma sono convinto che il lavoro quotidiano e incessante dei direttori ci porterà sicuramente a trovare le figure che abbiamo già individuato.